Sono le 9 di sera e ci stiamo preparando per fare la grigliata. Guardate che cielo spettacolare. È spettacolare. Adesso ci prepariamo ad accendere fuoco lì qui dalla griglia. A dopo. Si prepara la carbonella per far la brace. Qui abbiamo la griglia, vediamo un po' come sta. Meglio metterci una pietra. Vediamo un po'. Perfetto. Ok. Stiamo preparando la brace. Qua abbiamo i nostri spiedini. Abbiamo la nostra griglia. Bella pulita, carbonella, tutto. E adesso aspettiamo che prenda bene, faccia bene la brace e via. Sentite i grilli? Qua praticamente notte, sono le 9:30 passate da qualche minuto. Qui i camper sono tutti, praticamente si sono tutti chiusi dentro. Chi vede la TV, chi gioca a carte, chi si è messo a dormire. E io in completa solitudine con Nick, che è qua a fianco a me, ci facciamo la nostra grigliata. Adesso vedo di sistemarvi in qualche posto perché devo come state. Eccovi qua. Ok, posizioniamo il faretto della videocamera, se ci stasse qua. Vediamo un po' se sta qua, se qua ci sta. Perfetto. Perfetto. Andiamo un po' per qua. Vedo che ci va ancora un po'.
abbiamo messo gli spiedini a cuocere e adesso aspettiamo che cuociano piano piano e via. Nicchia qui. E adesso vedete, se spengo il faretto è completamente buio, non si vedono più i camper, non si vede niente. Praticamente sono arrivate le 10 di sera e aspettiamo che cuociano. Li posiziono qui, vediamo un po' se riesco a posizionare la videocamera, ecco, così, spostiamo, mettiamo il faretto qui, perfetto. Abbiamo fatto un bel intingo negli spiedini con vino bianco, erbe aromatiche e adesso lo fate, lo lasciate macerare un'oretta e adesso lo messo lì sul barbecue. Col bacchetto, bravo, prendi col bacchetto, dai, hai ragione, bravo, gioca col bacchetto, sembra che stiamo cucinando. Giriamoli un po'. Fare una grigliata di sera in mezzo al verde è spettacolare, proprio una cosa meravigliosa. Nessuno che rompe le scatole. Questo è anche il bello del full timer, di essere full timer, godersi proprio la vita con le sue piccolezze, le sue sfaccettature, senza preoccupazioni, senza stress, senza la solita routine della vita quotidiana di una persona che va a lavorare, deve pagare le bollette, deve pagare l'acqua, la luce, il gas, e lo stress del pagare le bollette, del corri, vai a fare la spesa, esci da lavorare, fai qua, fai là. Un full timer, vivi in maniera tranquilla, senza stress. Perché comunque non hai lo stress delle bollette, perché comunque col camper sei autonomo, c'hai i pannelli solari che ti danno la corrente, e l'acqua la prendi dalle fontanelle e così via, dunque non hai spese della spazzatura, perché comunque il tuo piccolo sacchettino, un bidone da buttarla,
lo trovi, comunque nelle aree sosta camper ci sono gli appositi bidoni da buttarci il sacchetto della spazzatura. E dunque si vive più tranquilli. Io ho scelto di fare questa vita anche per questo motivo qua, perché mi ero stufato di dello stress della vita quotidiana, e poi l'ho anche scelto un po' perché per problemi miei di salute, che adesso non vi sto a dire perché sono cose un po' personali mie, però diciamo che c'ho una malattia di quelle malattie rare, mi hanno diagnosticato già da parecchi anni, e dunque ho fatto la mia decisione di diventare un camperista full time col mio cane. Mi sono venduto la casa, per quei soldi che mi sono venduto la casa mi sono preso un camper e ad oggi mi giro un po' l'Italia, un po' il nord Italia, centro nord, dove capita, e via. Questo è un po' un succo molto concentrato un po' della mia vita. Nick, il mio cane, nel periodo che non stavo bene, che mi hanno diagnosticato questa malattia, mi è stato molto vicino. Tante persone dicono che i cani non valgono niente o cose o via dicendo, invece i cani sono molto intelligenti, sono degli animali veramente, sono degli angeli caduti dal cielo, i cani. E Nick mi è stato veramente molto vicino in quel periodo lì, dove io ero da solo, tra l'altro. Mi sto facendo una griglia, mi voglio un po' godere la sera, senza parlare di me. Controlliamo un po' gli spiedini come vanno. Sembra che stiamo cucendo. Giriamoli un po'. C'è un profumino, ma un profumino. Tra l'altro vi devo far vedere una cosa. Vedete queste? Questa è salvia. Qualcuno ha piantato qui, proprio vicino dove c'è il barbecue, la salvia e qualche pianta aromatica. Appunto, proprio questa, non so se probabilmente sarà il comune che l'avrà fatta mettere, non lo so, o qualche camperista che è venuto qua prima, ma penso più il comune di Monbarcaro che l'abbia fatta piantare. Però ha avuto veramente una bella idea, perché uno che viene qua magari se hai due gusti ti può sempre far comodo. La salvia ad esempio, a parte erba aromatica, può andare bene con la carne, ma si può fare anche una pasta burro e salvia, ravioli burro e salvia. Dunque uno magari non ce l'ha, c'è solo il burro, dice cavoli, qua tac, stacca due fogliettine e si fa una pasta burro e salvia. Ok, stanno cuocendo. Ho posizionato il faretto della videocamera qua sul muretto del barbecue, così mi fa anche luce
per girare gli spiedini, visto che non c'è luce qua. Sono le 10:30 adesso e gli spiedini sono quasi pronti, mancano 5 minuti circa e gli spiedini sono pronti. Stanno cuocendo bene, proviamo a girarli un po', ecco, bene, sì, gli spiedini sono pronti e con questa immagine dei carboni, dei tizzoni ardenti dalla brace, vi auguro una buona notte. Io e Nick andiamo a mangiare adesso, gli spiedini sono pronti. A domani.